si è svolta presso la parrocchia di San Bruno una interessante conferenza avente come tema territorio e salute, promossa da esperti del settore quali Riccardo Girardi in qualità di coordinatore, con la partecipazione del dottor Francesco Blasetti e della dottoressa Fiorella Fantini dell'ASL Roma G, l'architetto Roberto Felici, monsignor Luciano Lepore della parrocchia Santa Barbara, don Nando Brusca della cappella dell'ospedale e don Silvestro Mazze della parrocchia di San Gioacchino allo Scalo. L'incontro è iniziato con la proiezione del filmato relativo ai lavori di bonifica effettuati sul terreno relativo a ARPA 1, mostrando dettagliatamente le operazioni a tutela del territorio. Dopo i saluti di rito da parte di don Augusto Fagnani, quale padrone di casa e di Riccardo Girardi, promotore dell'evento, ha preso la parola il dottor Blasetti che ha espresso un certo pessimismo sulla reale possibilità di una totale bonifica. Certo è che fino al 1992 non esistevano norme in grado di tutelare l'ambiente e solo dopo questa data, con l'entrata in vigore della legge quadro sui rifiuti, si può dire che l'Italia sia entrata nel novero dei paesi civili relativamente a questa materia. Bisogna quindi anche contestualizzare il problema. Sicuramente l'area di Colleferro, così come riportato nella relazione, salute della popolazione nell'area della Valle del Sacco, azioni di controllo, monitoraggio e informazione ambientale, è stata oggetto di un inquinamento ambientale da fonti molteplici e le modalità di contaminazione umana sono state diverse. Il complesso industriale ha sicuramente causato un inquinamento dell'aria da sostanze chimiche e prodotti della lavorazione fin dai primi tempi della propria attività e i cui livelli e la cui estensione nel territorio sono oggi ben poco documentabili. I lavoratori sono stati esposti a sostanze tossiche in ambiente di lavoro, in particolare prodotti chimici ed amianto. Le persone che hanno risieduto lungo il fiume hanno assorbito ed accumulato nel tempo pesticidi organici soprattutto tramite la via alimentare. I risultati della indagine mostrano che alcuni effetti sanitari possono essere ragionevolmente messi in rapporto con tali esposizioni. Il quadro di aumento della patologia respiratoria e cardiovascolare riscontrato nel comune di Colleferro e nelle aree rurali vicine può essere in parte attribuibile all'inquinamento dell'aria negli anni trascorsi. Gli eccessi di tumore della pleura possono essere messi in rapporto con la esposizione ad amianto in ambito occupazionale mentre la esposizione a sostanze chimiche può aver causato l'eccesso di tumori della vescica tra gli operai esposti. Più difficile è la valutazione del quadro sanitario di coloro che in prossimità del fiume hanno assorbito negli anni sostanze organoclorurate. Indubbiamente il danno quindi esiste ed è molto forte che non riguarda solo il suolo, ma anche la falda freatica fino a 30-40 metri di profondità. Si è comunque raccomandato al sindaco di Colleferro tutta una serie di investimenti che devono riguardare l'acquedotto di Colleferro. Certo che bisogna tener conto di queste cose quando si parla di sviluppo del territorio, perché non si può prescindere da queste problematiche, ma deve essere punto fermo per il futuro. Il dottor Blasetti ha poi illustrato le diverse patologie che hanno colpito soprattutto i lavoratori sottolineando come il problema si stia oggi diffondendo anche in alcuni paesi limitrofi. Tutte le acque bianche interno allo stabilimento sono state bonificate fino al fosso cupo. Il professor Rolle del Dipartimento Idraulico dell'Università di Roma sta lavorando a questo progetto e noi abbiamo consigliato al sindaco di Colleferro di affidarsi a lui per la progettazione del nuovo acquedotto. Quindi occorre avere coscienza delle problematiche che abbiamo di fronte e cercare per l'avvenire e di non incorrere negli stessi errori. Nel suo intervento la dottoressa Fantini ha ribadito la massima sorveglianza che viene posta nel controllo dell'acqua potabile che può essere quindi utilizzata dalla popolazione con la massima sicurezza. Ha poi sottolineato che da una statistica effettuata risulta che i bambini sono particolarmente soggetti a malattie dell'apparato respiratorio, dovuto soprattutto all'inquinamento dell'aria a causa del traffico troppo sostenuto cui è sottoposta la nostra cittadina. L'architetto Roberto Felici ha preso la parola sottolineando la sua positività e speranza per un miglioramento di questa cittadina. Ha poi proseguito illustrando la nascita di Colleferro, quale città di fondazione si rifaceva alle città giardino inglesi, ossia c'era l'industria, un fiume, la ferrovia, una strada di grande importanza e nei luoghi scelti venivano fabbricate le abitazioni per i lavoratori. La struttura iniziale di Colleferro, quella progettata da Morandi, era veramente fatta bene. Con la sua piazza, dove le persone si ritrovavano la sera dopo le fatiche della giornata, era un salotto dove incontrarsi e parlare. Oggi noi vediamo Colleferro e certo non possiamo essere entusiasti, anzi siamo decisamente delusi. Questa cittadina deve trovare una nuova identità, che sappia divenire un centro propulsore per tutto il territorio, con una qualità di vita, una qualità urbana ed una qualità dell'aria. Si è poi lasciato ampio spazio agli interventi del pubblico che ha chiaramente dimostrato la propria preoccupazione per un futuro che sicuramente non sembra roseo, nonostante le assicurazioni per una riqualificazione del nostro territorio.